Rabiot sul mercato ma sempre in campo, la Juve fissa il prezzo, la verità sul Newcastle. Gioca praticamente sempre, Adrien Rabiot. Nelle ultime 11 partite in campionato la Juventus non ha mai fatto a meno di lui. Protagonista nonostante abbia attaccato un cartellino che a chiare lettere lo pone tra i cedibili per Massimiliano Allegri e per il club. Da subito, anche nel mercato di riparazione. Può partire, certo, ma serve la giusta offerta da recapitare al club bianconero e, soprattutto, a mamma Véronique. Non è un mistero che il centrocampo sia uno dei punti deboli dell'Allegri 2.0, con diversi elementi che si stanno dimostrando non all'altezza, come ad esempio Ramsey, un altro che è pronto a lasciare Torino. Rabiot, 26 anni, sarebbe sulla carta nel pieno della sua carriera. Ma la verità è che si porta dietro da anni una fama da vorrei ma non posso, potenzialità notate da tutti i suoi allenatori ma mai realmente espresse. Anche in bianconero, nonostante le tante chance avute, più in questa stagione, e allora la Juve, su cui pesa l'ingaggio da 7 milioni netti più bonus del francese, in scadenza nel 2023, valuterebbe come una sua cessione a gennaio. Ha anche fatto il prezzo, tra i 10 e i 15 milioni di euro. Con un'offerta del genere Adrien lascerebbe la Continassa. Ma bisogna capire cosa ne pensano lui e mamma Véronique. Il Newcastle nelle scorse settimane ha fatto un sondaggio importante, ma lui non ha neanche considerato la destinazione. Punta evidentemente più in alto. A giugno, a un anno esatto dalla scadenza del contratto, le pretese della Juventus potrebbero ulteriormente scendere. Il Tottenham vuole McKennie, offerta alla Juve, asse caldo tra Londra e Torino. Tottenham e Juventus sono in contatto da settimane, con diversi profili al centro dell'attenzione. Il primo è Dejan Kulusevski, molto gradito a Fabio Paratici, per il quale c'è stato un primo tentativo andato a vuoto, gli Spurs hanno offerto giovani Lo Celso in uno scambio alla pari, la Juve ha ribadito che l'ex Parma parte solo per 35 milioni cash. L'altro nome sul tavolo è quello di Weston McKennie, il cui futuro lontano allo Stadium sembra essere legato a un fattore economico. Rispetto allo svedese, lo statunitense è una prima scelta di Allegri, che in questa stagione lo ha schierato in tutti i ruoli del centrocampo, avendo spesso risposte positive. Per Max non è un giocatore da sacrificare, lo scenario può cambiare in caso di proposta vantaggiosa per le casse bianconere. McKennie può partire per 30 milioni di euro, al momento non vengono prese in considerazione altre idee. Per questo motivo la Juve ha detto no alla proposta di scambio avanzata dal Tottenham per Tanguy Ndombele, che con Antonio Conte evidentemente non ha proprio feeling, proprio come era successo con Mourinho. L'ex Lione non è una prima scelta, anche per il suo stipendio, oltre 10 milioni di euro lordi all'anno. Troppo per la Juve, che ha come priorità vendere. In alternativa scambiare, ma chi deve arrivare deve essere funzionale al progetto e soprattutto non deve appesantire ulteriormente il monte ingaggi.